Sì, io sono Stefan Kraus e oggi sono qui con Wolf per un video sulla beta di Battlefield 4. Ma è una cosa che dobbiamo dire? Non lo so, comunque... Purtroppo non ci è andato con lui perché è andato al mare. È andato al mare. Anche io potevo andare a non avevo voglia. Neanch'io. Anche se io non c'entro niente, basta. Voglio far notare la bellissima grafica di questo gioco. Sì, Battlefield 4. Rispetto, ma perché con il suo? Ho toccato un po', vabbè, ho toccato qualcosa, comunque l'arma come al solito il cavolo che c'era, sei contorto. Che bello, ma a me piace troppo il fatto che adesso hanno messo anche il fatto che puoi premere i tasti, è bellissimo sta cosa. Io sono stato promosso. Ma tu hai premuto un tasto e ti hanno promosso? No, vabbè, allora io vado. Allora mi vado nell'esercito, faccio entrare il sergente nel. Sergente maggiore acqua. No, faccio entrare il sergente nell'ascensore e mi danno un livello in più. Cioè, tipo, allora ti promuoviamo sergente della truppa. Roma del genere, comunque. E per questo, secondo te perché noi italiani non abbiamo mai vinto una guerra? Mi sa che è proprio per questo motivo. Spara. Uccido. Dov'è? Oh cavolo, ci sta. Ma perché? Che bastardo, ho perso il paracadute. Si dovrebbe sbagliare. Appunto. Ma sbaglia quello il sistema di puntamento che ha anche Far Cry 3, che se lo. Ma si dice, se lo punti per un certo tempo, per un certo lasso di tempo lo evidenza. Vabbè, ma se qui sta, scusa, è da bel compa di multi, cioè. Ma ammazzalo, non so. Ecco, evviva! Ma questa cosa qua che si illumina il nemico che ti ha ucciso? È vero, perché in Battlefield 3 a volte ti confondevi, non sapevi tipo nella mischia che ti aveva ucciso. Sì, non sapevi chi ammazzare, cioè, non sapevi su cui bestemmiare. Quindi. È una buona cosa. Perché come motivo sapranno quelli di parte che si sono aumentati perché il livello delle vestiti sono in rispetto a quelli di Calumbiu. Ah, perfetto. Sì, ragazzi. Se fa il caso non ha mai giocato a combattere fissa la mia. No, sì, esatto. Perché il computer è troppo schifoso. No, ho computer che personalmente ammetto che non ha una grande scheda grafica. Ma dai! Però in compenso mi sono preso Portal, Half-Life 2, che probabilmente sono giochi che per voi saranno giochi del millennio scorso, ma a me piacciono, mi piace giocare questi tipi di giochi, come ho già detto nel video di Team Fortress 2, e basta. Comunque, o mi piace sta cosa, oppure vi adattate, oppure andate a far culo. Cioè, cosa vi devo dire più che altro? Cioè, se io faccio quello. Perché non riesco a fare anche un video oggi. Vabbè, pazienza. Ogni tanto succede. Cioè, non è esattamente, non è che fai proprio nessuna uccisione. Ma che stronzato, guarda, sembra tipo i topolini che vanno sotto le cantine. Nelle cantine fanno e vanno a fare. E vanno a rompere le palle agli altri. Ragazzi, si fa tanto. Io adoro quella bandierina che c'è sulla mitraglietta. Sì, non copiare. Boh, mi sembra che c'era già su Com, poi leggete. Sì, no, su God Black Ops e Black Ops 2 c'è sta cosa, come puoi mettere il. Come si dice un'immagine sulla fucile che prende su uno dei tuoi fucili. Ma sto qua è morto. No, è morto. Poi è un bello anche più. E comunque l'avevi evidenziato quest'ora ti faceva vedere se. No, perché è un altro. Ma se batti che uno fosse ogni tanto. Che figata, le porti che si aprono da sole! Mamma mia! Di solito devi usare il tuo coltello che fa esplodere tutto. Mister, no, il grande cioccolato italiano. Per forza. Molto conosciuto. Allora, andiamo avanti. Sì, ho visto bene tutti i video, la video mia l'ho mancato, praticamente. Adesso sto per fare una richiesta, non so se potrà accontentarmi. Ma perché devi dire il mio cognome? Oh, cazzo. Beh, mettiamo il bip. Vabbè, fa niente. Allora, adesso devo chiedere a Wolf Smith se potrà andare col suo bellissimo personaggio sulla torre di Shanghai. Ma il problema è che questa qua era dove c'era la torre, perché è dato un po' a cade. Ah, è vero. Ma io direi di fare un'altra partita dove cacca. La facciamo vedere. Cacca. Ma cosa la cacca? Cacca, per non dire merda. Ah, ecco, è vero, ecco, ho sbagliato. Mamma mia! E Wolf cerca di urlare, però non ce la fa. Non urlare. Boh, uccido uno. Non urlare, altrimenti ti sedo. Non nulla. Le pilloline blu per la rossa. Ma queste sono supposte, mi sono adeguato ai tempi.
Certo che queste supposte fanno un po' più schifo, ma perché le mangia? No, non le mette nelle sedere. Ma certo che le mangio. Bella questa, questa è molto bella. Una volta l'ha provato a farlo. No, no. No, no, no. Mi sa che era come me, che se l'ho ficcata nel culo, sì, dopo se l'ho mangiata. Neanche passato male. Neanche l'ha assaggiata, però se l'ho ficcata nel culo dopo l'ho mangiata. Adesso sentite. Allora, quando appena se sentite un tizio che si mette a guidare. Russo ti ammazzo. Vabbè, comunque. Guarda se il fancaus è andato. Sentite qualcuno che urla, Stefan Kaus, ti ammazzo! Ti ammazzo! Oh, no, io sentite voi. Ok, vedete solo dice, che figata, mi hai visto pistola. Tutto. Ma perché la ricarica? Ah no, è vero che c'è la ricarica ritardata. Come ritardata? Cioè, non devi criticarlo perché è nato ritardato. Cioè, tu non puoi criticare una persona per ritardo. Cioè, vabbè. Ma che figata di pistola è questa? La modificata. Ah, ok. Ok, ragazzi, adesso andiamo. Perché? Ce n'è uno lì a destra. Lo so, ma io in questi gameplay di batte finisco sempre a finire la munizione. Ecco, infatti, ecco, tu la destra e ti ho preso. Ma dov'è? Ciao. I fantasmi sono ovunque. Cian, 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 ma cian. Mi, guarda, sta laggando. Vero? Bello. Che figata quando lagga la roba. Proprio ti viene voglia di giocarci e rigiocarci a quei giochi. Sì, ragazzi, anche Battlefield lagga. E tanto. E poi boh, ti. E poi boh, apro il mio profilo. Il mio account YouTube e vedo che mi hanno commentato il video di Team Fortress 2 e mi dicono bug con la si scrive bug con la U nabbo, e poi scopro che è il mio compagno di classe che non sa che sono io. Ma guarda, vabbè, lasciamo stare questi particolari. Ma cosa, aspettate che guardo da quanti minuti stiamo registrando. Oh, non abbiamo messo i minuti, pazienza. Ma si deve vedere. Sono 7 minuti, ragazzi. Sì, vabbè, ragazzi, sono morto visto che abbiamo finito le missioni. Che bello, un carro ti è passato sopra. A parte che non era un carro, ma era. No, ma ho cercato qualcosa per la. Sì, che avrei. No, questa armata mi piace. Ma vabbè, mi sembra che ci sia anche in MW3, se non sbaglio. Ma c'è in tutti gli occhi sta pipidunga qua. Ah, no, sì, era pipidunga. Che poi era Modern Warfare 2. Eh? È Modern Warfare 2. Ah sì. Il Modern Warfare 3 c'era, dai, non la danno. Warfare... O forse il Modern Warfare 3 c'era nel 29. Sì, ma se non mi sbaglio c'era solo in. Questa arma qua c'era solo in. Ma hai visto? Non l'hai nemmeno preso, sì, è esploso. Vabbè, no, perché mi sembra. No, perché l'RPG, da quello che ho scoperto in giro su Wikipedia, sì. Da dire Wikipedia. Comunque, dopo a un certo. Comunque dobbiamo imparare a non dire cognome di noi, perché non possiamo continuare a dire pi su Tabino. No, anche a te, anche a. Sì, vabbè, lui è anche a Jacopo Mie. Jacopo Mie è un caso a parte. Jacopo Mie me l'ha detto il mio cognome, non è giusto. Te lo meritavo. Vabbè, non penso che tutti i nostri tele YouTube spettatori non siano tutti stupratori, cioè io mi dico tanto stuprati. Credo, spero. Vero? Va bene, vero, sì, vero. Allora, adesso no, volevo farvi vedere se ce la faccio. No, Cobra. Troppo bello il nome. Cobra. A proposito, quando lo facciamo lungo il video? Io suggerirei 17 minuti, sì. Bravo. Allora. 12 minuti. No, dai, in serio, 16 minuti direi. No. Dai, ci stanno, 16 cioè, minuti. Cioè, abbiamo fatto. Ma tutti i video che abbiamo fatto abbiamo sempre fatti un video. Ma no, vabbè, perché dopo ci mettiamo anni per ricaricare. Ma no, sì. Cioè, ma tu uccidi le persone senza prenderle nemmeno, cioè non è logica sta cosa. Cioè, spara col cannone alla cavola e dacca col culo. Vabbè, scusa, l'RPG è esplosivo, Se notate, il Battlefield 3 era più impostato sul colore blu. Mentre Battlefield 4 è più impostato sul nero e sul bianco, se avete notato. Ultimo giocatore in squadra. Cioè tu? No, però ho giocato uno. Okay. Ah no, vabbè. Però l'ho ucciso. Eccolo lì, guarda che salta tutto. Ma è un altro. Perché sti qua sono tanti. Time to auto deploy. Ah, ok, ok. Ma no, sono morti tutti. Abbiamo perso il bonus di squadra, ma vabbè, pazienza.
No, non cioè, hai visto anche Wolf che praticamente non è che corre subito con l'arma messa sul corpo, cioè prima corre normalmente con l'arma ancora. Vabbè, poi un'altra cosa che ho notato è che sapete più voi quanto ricaleravate negli altri giochi, cioè che il caricatore che avevate finito comunque i punti rimanevano, poi invece lo perdete. Quindi infatti state attenti perché soprattutto... Non ho capito. Allora, il caricatore, quando tu ricarichi sul corpo, sì, quando tu si batte il filter, i colpi che ti avanzavano te li contava ancora, poi sì, dice no, oh, quale persi. Allora poi è più complicato a dire. Sì, vabbè. Poi sono un tipo che ricarica sempre, quindi cioè... Vabbè, anch'io. Per quante volte mi è capitato di andare senza munizioni, ecco, soprattutto in corpo. Io in COD, visto che a me dà per esempio fastidio le ricorde che mi sparano contro. Ah, quindi se per esempio tu adesso spari 5 colpi, ti rimangono 40 colpi e tu li carichi, i 45 colpi se ne vanno? I 40 colpi? No, i propri, cioè in senso i 40 colpi non te li aggiungi a quelli che avevi? No, è come se... Cioè non è che te ne rimangono a 40? Ti no, rimangono proprio 0 se ne rimangono. Sì, cioè, alla fine il significato al massimo è così. Dov'era? Si sa che mi becco lì, sì. Io mi becco. Io becco sempre cecchini across the world. Ti beccano across the world, manco di map. No, proprio across the world. Questi qua sparano alla cazzo da qua. Sparano. Tipo qua sono a Shanghai, uno spara da Roma e ti becca. È successo una volta. Ecco. Il COD succede. Ma in COD sì, è tutto possibile su COD. Potrebbe anche. Scusate, sapete che uno è morto su qua veramente, perché bestemmiava troppo e è venuto l'infarto. Un po' che può succedere, ragazzi, tutti i giorni, di tutte le ore. Intanto, ragazzi, volevo anche sponsorizzare il canale di mio padre, andate a vederlo. Il suo canale parla di stampanti 3D, ma non credo che a voi interessi più di tanto, ma pazienza, andate a vederlo. Consigliatelo ai vostri padri, ai vostri zii, ai vostri genitori e andate a farglielo andare a vedere, perché io ci tengo tanto a mio padre. Guarda! Ma secondo te se ne fanno... Ma io non ho capito, ma perché? Allora, sono tutte le tecniche avanzate di spari, si vedono le scie degli spari quando spari e tutte quelle cose lì, e non si... e non è... praticamente la bandiera, niente, appena tocca a terra cambia la bandiera, proprio così, cambia... Salutiamo Johnny Crick. Ecco, chissà se l'abbiamo fatto, dovrebbe farci un po' di pubblicità. Allora, io ragazzi non sono al corrente che ha fatto tutta questa pubblicità, io pensavo che fossero tutte le sue idee, ma pazienza. È tutto da te, Jacopo, sappiamo. Ecco, dai, spara! No. Oh, non l'ho preso una volta. Non ce la si può fare. Non l'ho preso, adesso mi ammazza. Ecco, infatti, ti ha lanciato una granata. Non l'ho fatto fuori, Headshot, bitch. Oh, cavolo. Stavo già un camper. Quello mi sono saltato, tipo un canguro. Ecco, veramente la di canguro. Vabbè. Immaginate ragazzi, scoprivo che tutti quelli che giocano a parte si sono messi canguro. Oh mio Dio, io rimango traumatizzato, zio. Ma tu sei ormai traumatizzato da tutto. No, io sono traumatizzato proprio dai canguri. Hanno tutto troppo lungo. Ma che? E che cosa? No, non intendevo quello. Non siate pervertiti, ragazzi, non siate pervertiti. No, perché intanto Stefano Cazzo è sì, ma se quelli ti tirano un colpo con le zampe lunghissime ti fanno male. E non so, capito? Ma secondo la leggenda giocano a box. Ah? A box? Sì. Ah, box, sì. Giocano a box in casa. Ho capito boss. È boss. Ma dov'è? Dietro le rocce ti riesce a prendere. Oh. Ah no, la dietro, la settanta. Cos'era? Questo qua è mirino metallico. No, mirino. Vabbè ragazzi, direi che no, facciamo anche un'altra partita. Sì, facciamo altri 3 minuti di un'altra partita. Ma no, facciamo anche 20 minuti. Tanto. No, dai. Oh, cosa è successo? Cioè, stavi ancora cadendo nel tempo in cui è finita la partita. È un po' ritardato. Engineer. Io ero un po'. Chi l'avrebbero letto? Adesso un momento di silenzio per vedere tutte le cose che si sono sbloccate. Comunque 15-8, dai, fai buono. Perfetto. Soprattutto usando. Ma questi qua? Adesso non ho messo il silenzio sul cellulare, quindi potrete sentire una bella suoneria, magari se qualcuno mi chiama mi manda un messaggio. Quindi. Sentirete uno che si mette. Se la volta di lancia, perché dice il capo delle Richard? Secondo me. Impara l'inglese epic. Secondo me.
qua ho messo dei bonus. Boh, forse sì. Sono diventato troppo figura cod. Ecco. Secondo me tra poco lo chiameranno Battle Cod. Aspetta, Call of Battle Modern Feed 3. Ecco. Quindi facciamo 20 minuti? Dai. Facciamo 20, che cavolo, io dico una cosa, tu ne dici un'altra e non va bene così. Facciamo 20 così almeno, tondi 20 minuti. Altri 5 minuti di partita. Sì, vabbè. Sì, ci sta. Sono i tizi che parlano, caso, a gambe, no? E adesso non bisogna mai parlare a gambe. Infatti quando Chuck Norris parla a Bamber, Bamber risponde. Vabbè, come se io potessi... Ma perché carica così lentamente le texture store? Aspetta, dai, proviamo. Se voglio provare Scar H. Cosa significa Scar H? Scar H non lo so. Scar, che è ferita, e H, Ivi. È pesante. Ah, ok. Ivi è pesante, sì. Cioè armato di 7,62 per 51 auto. Ok. Io ho fatto un like tutto parlando dei cali e delle armi. Ma perché ha passato una ringhiera? Hanno montato una ringhiera in un anno secondo mentre si stavi avvicinando. È passato flash. Ci sono, ci si fanno i pistocchi Formula 1. È vero, mi siete mai chiesti in realtà come vanno, cioè no, si vedono i pistocchi, poi si vedono questi qua che fanno velocissime. Invece l'immagine, noi dobbiamo fare il pistocco. Ecco. Andiamo, vedete che arriva altissimo con la maglietta guadana, sì. Che si Tommy Vercetti. Sì. Io sì. Bravo. Comunque che dice, uè, tu chi sei? Stai, devo partire, devo fare una gara. Tranquillo, dai. Tutto fa. Sì, dai, muovi. Ecco la voglia, fai il pavimento. Sì. Uè, Fede. 10 euro qui per fare la gara. Immaginate. Naturalmente non siamo razzisti. No. Chi è razzista? Io no. Ecco, proprio ti ho detto io. Faccio un palazzo di Shanghai adesso che è ancora. Shanghai. No, scherzo. Allora. No, attento, carro in arrivo, non è un carro, è una Jeep. Oggi cosa? Ma perché c'è perché arrivano le Jeep all'interno? Cioè? Sì, qua lo stanno parcheggiare. Parcheggio non è un'opinione. Entra, usa l'ascensore. Oh, ascensore. Che bellissimo, fai. C'era, no, c'era l'ascensore. Oh, non si scroccano i passaggi sull'ascensore. Devi pagare, cioè, devi pagare. Incompetente. Guarda. Oddio, cosa è successo? Perché eri dentro? Ma ormai la moda di Battlefield 4 è aspettare in Shanghai almeno, aspettare con C4 in mano, con l'attivatore del C4. Mamma mia, doppio con lo Scar. Sta diventando quel power lo Scar, l'ho fatto. Ecco, anche questo come in Call of Duty. Oddio. Era in Modern Warfare. No, anche ne abbiamo avuto. Ah no, è la CR. No, è allo Scar L, poi non c'era neanche lo Scar H. Sì, vabbè. Comunque stavo... Pam! Ma che quel... Come dice? Cioè, proprio... Ma, giusto... Oh, cavolo, c'è un stupratore! Ma cosa dai? No, guarda l'elicottero, Ma è riuscito a prenderlo! Non lo so. È riuscito a prenderlo... No, l'ha preso, è entrato dentro mentre stava cadendo. Forse non hai capito. Ragazzi, ho finito le munizioni. Ecco, io direi, scendiamo giù. Io direi, alla ricerca del caricatore per tutto. Ecco. È il nuovo film. È il nuovo film di Sylvester Stallone. Che naturalmente con tutti i film stipuli che ha fatto, nessuno ne potrà. Ma cos'è la... Ah no, mi ha preso una trambica. Ma che cavolo! Ma sei... Io mi sono beccato, sì, grazie tanto, mi sono beccato uno con l'antismerico. Ok, ragazzi, si va a rilanciare. Ma ti immagini, ti stavo sparando io so che mi rilascia solo mentre stanno correndo. Sì, ragazzi, io non lo comprare. Devi solo premere il tasto per sparare sulla persona morta. Almeno credo. Ma ora mi becco! Vabbè. Ragazzi, ho sempre avuto qualche sero pure mentale io. Amore, amico! Se non reagisci vorrà dire che ero un amico. Credo. No, da questi qua hanno. Cioè, esiste il bug. Io secondo me è stato molto ben trovato. Vabbè, facciamo un po' un pochettino, dai. Io 20 minuti stacchiamo. Sì. L9. Che sapete che l'hanno dato con le armi italiane più date, cioè tutti gli statunitensi ne vogliono uno. Oi, non si sia... Oh, attento! Spacchi le gambe per entrare. Sono un po' l'M9,
è più famosa. Ma cosa mi sta facendo? Niente! Ma cosa sta succedendo? Ma cosa fanno? Cioè, ma... Oh, ah no, era mica la granata. Ho visto una granata di bordo, invece I believe I can fly, già te ti si facevano avanti. No, oh, sì, no, perché hanno migliorato qua la segnalazione delle granate, si vede un meglio. Sapete quante volte io sono morto per un video con granate? Sì. Vabbè, è fatta cavolata. Ma una volta mi ricordo che stavo facendo una partita a Code M3, ho visto praticamente, stavo sparando da un bel po', a tipo tre persone, a un certo punto vedo, mi giro a destra perché dovevo scappare, mi stavano arrivando, guardo per terra, vedo una bella granatina che mi guardano, penso, ok, se l'ho fatto tutto, mi esplode in faccia tipo, no appunto, sono sopravvissuto per pochissimo, sono sopravvissuto. Io sopravvivrò fino alla fine del mondo. Ma com'è che si riesce ad abbattere il palazzo? Con sparandogli addosso con gli elicotteri? Da quello non so, sembra che ci sia un terremoto. Ah sì? Forse. Forse c'è un terremoto, forse. Non è sicuro. Poi sapete com'è, vabbè. C'è la leggenda che in Cina non sono in regola. Ecco. I cinesi fanno tutto... No, potremmo da buscare. I cinesi non sono mai in regola, ricorda. Ma va. Come se i cinesi potessero essere... Ok ragazzi, finiamo sempre per farle... Allora facciamo così, quando crolla... Ecco, adesso dovrebbe crollare il palazzo, mi sembra che stia crollando. No, ma ancora per un po' secondo me. Comunque, io direi adesso quando comincia a crollare il palazzo stacchiamo. No, perché quando crolla il palazzo io metà delle volte schiatto. Ah, ok, e infatti quando schiatti, cioè crolla il palazzo... Oh, lì stanno facendo un po' di casino, diciamo. E io sto per finire... E munizioni. Oh. Ma tu hai lo stile, usalo. O pigliarlo, no, pigliarlo quello di stare due. Ma come ti tiene l'arma? Perché la teniamo così? È perché si sta riparando. Ah, che figata. È una nuova cosa che hanno aggiunto, anche il riparo. Che poi a proposito... Ah, quindi tu se prendi il mirino si sporge dalla copertura? Sì. Okay. Vabbè, io sono morto un'altra volta. Perfetto. No, allora, aspettate ragazzi. Azione da Giorgio del Lampo, se ce la faccio. Ora, se ce la faccio sono finito, però sono un messiato. Ecco. Allora, mi servirà il supporto. Ok, adesso io mi butto. E risalgo il punto sopra, dove c'è il... Lì? No, risalgo. Senti il piano di sopra dove sta tutti camperando. Ah, ok. Sono andato con un massimo prima. Ecco. Se ce la faccio sono finito. Cosa più probabile? Ma sei tu. Allora, dove devi salire tu per andare dove sono quegli nabbi che... Ai mezzanotte. Ogni tanto mi vengono. Ma non devi dire il loro nome, altrimenti dopo pensa che gli usano il loro nome in ban. No, beh, infatti scherzo. Non usare il nome di Chiacnoves in ban. Se vuoi nemmeno... Non abbiamo nemmeno la popolarità... Guarda che bastardi, guarda che bastardi, guarda che bastardi. Non abbiamo nemmeno la popolarità necessaria. Allora, ma quanti se li hanno loro? Ma chi se lo fa? Ma guarda che hanno 7 o 8, ma anche di più. Ops. Ops. Dai, dai, auto deploy. Ok. Allora, visto che io qua mi sto stufando. No, cavolo. Mi hai fatto sbagliare il tempo di dire Wii. Non è giusto. Tu sbagli tutto. No. Si salta! Vabbè ragazzi, non vogliete mai se fa il calcio all'otto. Ecco, infatti, questo è sicuro. Perché è figata, hanno aggiunto anche l'ondeggiamento delle gambe quando stai scendendo. La figata. Tanto per dire, noi siamo i migliori di porta che abbiamo l'ondeggiamento delle gambe. Appunto. Lo dico. Questo qua è posto per camper però, no? Perché uno si piega qua e gli aspetta qua, no? Con un bel fucilazzo overpower. Ti rispamba. Appunto. Io vorrei sapere. Puoi fare una cosa? Ragazzi, secondo me, non per dirvi, ho come l'impressione che sia per cadere, no? Dove? No, non cade. No, ma secondo me se gli sparano troppo con gli elicotteri e le cose... Ma nel caso, neanche io ci ho mai capito bene quant'è che cade, è soltanto che cade. Sembra anche che sia un terremoto, perché hai visto che comincia a tremare prima che... Sì. O un terremoto pure perché gli elicotteri e le cose... Secondo me dico che è un terremoto perché sapete com'è.
Ma che cosa stavo facendo? Secondo me stava sfruttando un bug, secondo me vedeva dall'altra parte del... Oppure era un scemo. Un po' probabile. Guarda, prova a fare come lui, prova a metterti lì, magari tra passa l'anno si vede il Mirin dall'altra parte, no? Io guardo questo qua, io... Allora, se avessi visto i miei batti, i miei altri batti, io mi metto qua. Qua lui vende i suoi panini. panini, no scherzo, ci sono solo le armi ad alto ad alta cadenza di fuoco. Sì, non credo che, cioè, che gli interessi più di tanto, vabbè, fa niente. Ma c'è qualcuno? Era un tatuaggio, sembrava. Basta. Ragazzi, quando muore oggi c'è abbastanza fai. No, credo che adesso voglio morire per 25 minuti. Comunque. Allora, adesso guarda quanto sta qua nel posto. Muori, bastardo, muori. Devi morire, forse non hai capito. Oh, ok. Alla fine. Morto. Io. L'ultimo che. Dead bitch. Se ma quando siamo fatti il testo non basta sempre tutti con l'ultimo colpo. Ecco. Ma cosa qui? Perché c'è un puntino lì? Un cerchietto, roba. No, quello è un altro map. Cioè, sarebbe la luce dell'aria, sì. E passiamo. No, quel puntino bianco a destra. La destra tua, alla destra. Alla destra, quella a sinistra. Ah, quello qua significa che tu vedi. Close shuttles. Vediamo se ce la facciamo. Ah, chiudi le... sono le serrande. Aspettate, ragazzi, sta cadendo. Sta cadendo cosa? Ah, si sente dal volume, io non lo sento. No, perché sta vita... Cosa indichi la... Ma no, è lui che la indica. Eticità, lo stato puro. Guarda su che magari qualcuno è morto e sono rimaste le... Sì, che poi qua muori ad un modo abbastanza scuro. Oh, ma dove la ricarica? Ma cioè, se sul fuoco non ti scotti, ma pazienza. Troppo bello come parlano i cinesi. Questi non sono discorsi razzisti, ovviamente. No, ma noi non siamo razzisti, a parte gli scherzi. Sì, ma qua l'abbiamo abbastanza. Non denunciateci per razzismo. È come la... Sono quelli della lista, quelli razzisti. Vabbè. Razzisti. Guardalo, in fondo. E poi io ho la sensazione che non stiamo... Ecco. Vabbè ragazzi, di chiudere qua allora da Stefan Kraus e da Wolf per oggi è tutto, ciao.